È la prima volta in assoluto che un congresso scientifico si svolge all'IRCCS Piemonte di Messina e la prima volta che la Società Italiana di Neurologia viene ospitata presso lo storico presidio peloritano. Oggi e domani un intenso e ricco programma vedrà impegnati oltre 150 relatori. Diritto alla salute, gestione del paziente, rapporto con le famiglie, dalle reti ai progetti a livello regionale alle nuove frontiere nel trattamento delle patologie. Questi gli argomenti in discussione. Siamo un ospedale che appartiene alla città, ma non soltanto a questa città, appartiene alla regione perché è l'unico IRCCS pubblico della regione siciliana e l'attenzione che ci è stata data è secondo me corretta, al di là del fatto che oggi inizia un convegno della Società Italiana di Neurologia in cui si dibatterà di argomenti specifici, ma che restituisce ancora una volta l'ospedale a questa città. La sfida del futuro è proprio quella di migliorare la qualità della vita anche per patologie che purtroppo non hanno un esito di ricovero totale. Noi siamo un paese che ha sviluppato delle estreme eccellenze in ambito sanitario, vogliamo diventare eccellenti anche per quanto riguarda l'attenzione agli aspetti sociali delle patologie. La Sicilia ha da poco adottato una rete che è stata approvata dai ministeri vigilanti, quindi vuol dire che è coerente con le buone pratiche, le migliori pratiche conosciute oggi in sanità. La sfida in questo paese, così come in Sicilia, non è tanto quella della programmazione, che è sì importante, ma è quella dell'implementazione delle progettualità. Il congresso regionale SIN Sicilia sarà dunque un'occasione di proficuo aggiornamento e costruttivo scambio per tutti gli operatori della sanità. L'importanza è che ogni paziente, ogni persona possa ricevere in modo appropriato il farmaco più giusto, in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale. La sfida futura è garantire la sostenibilità. Perché, come lei sa, la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale del 78 cita proprio che per garantire le cure primarie il paziente, il cittadino, deve avere a disposizione i farmaci indispensabili. È ciò che nella quotidianità come AIFA cerchiamo di fare.